Allora, vi leggerò alcuni passi tratti da un testo di Fulvio Jannago, un professore di filosofia di Firenze, che si intitola, su Giordano Bruno chiaramente, mi sentite? Anche lì? Che si intitola Altri passi un giorno sarebbero risuonati. Scrive Fulvio Jannago: fra l'orribile carcere in Tordinona, dove era stato recluso, e Campo dei Fiori, c'era allora e c'è oggi meno di 1 chilometro di strada, un quarto d'ora al massimo ad un passo normale. In quell'alba del 17 febbraio 1600, anno santo, la processione che conduceva il filosofo incatenato al supplizio dovette passare prima sotto Santa Maria della Pace, poi percorse via del Pellegrino, nella direzione opposta a quella che tutti i giorni tanti pii devoti percorrevano verso San Pietro, in cerca di consolazione e salvezza per le proprie anime piagate, fino a giungere alla piazza, l'ultima. Non ci sarebbe stata consolazione, invece, né salvezza per lui. Giordano ha dovuto indossare un saio penitenziale, sanguina per la mordacchia che gli hanno serrato sulla bocca, per le bruttissime parole che diceva, in modo che si possano sentire soltanto le fastidiose litanie dei frati. Essi, per quelle litanie, sanno di avere la forza ed il diritto di ucciderlo pubblicamente. Lui, la sua morte, l'avrebbe dovuta subire. L'avevano costretto. Di fronte all'Inquisizione di Venezia, per salvarsi e continuare a vivere, aveva anche abiurato e a Roma, nel lunghissimo processo e fra i tormenti subiti, aveva abilmente mistificato e mentito, non riconosceva loro alcuna autorità e dava invece la massima importanza alla propria vita. Ma ora lui moriva, solo. Altri, un domani, non avrebbero potuto pensare che la visione del filosofo fosse reale. Che il tristo, mite predicatore dell'amore e della rinuncia a sé, fosse soltanto un tristo e un impostore. Che le donne, gli uomini, le forme, potessero cercare la propria realizzazione senza più temere la minaccia di un Dio inventato, alieno al mondo, un giudice autistico, nulla nel nulla, accusatore di una colpa originaria per la quale è obbligatorio sottomettersi. Frate Giordano, senza alcuna speranza, ma incredibilmente non disperato, cammina verso quelle fascine accatastate. E la sua vita, con tutta la gioia che quel corpo ha provato, sparirà del tutto e per sempre. Lo seppe accettare, con un'ampiezza di pensiero che è impossibile per noi raffigurarci. Avrebbe cessato di esistere di lì a poco e lo sapeva bene perché lo aveva scritto nelle sue opere. Per accettarlo dovette concepire un'immagine, pure evanescente ed imprecisa, che per quella stessa via del pellegrino altri passi un giorno sarebbero risuonati, che un giorno altri uomini ed altre donne ci sarebbero stati. Per loro si poteva anche dare la vita, tutto ciò che uno ha. Se noi oggi qui parliamo di lui, è perché il disegno mostruoso di annullamento del pensiero di un uomo per i propri simili in 4 secoli non è riuscito a trionfare. Perché noi qui ci siamo, con la schiena ben dritta e nonostante le nostre cicatrici forti, come nuovi bambini forti, bambini di un'epoca che ancora non c'è, ma ci sarà. Alcune citazioni proprio tratte da Giordano. Ho lottato, scrive Giordano Bruno, 10 anni prima del rogo. È già tanto. Ho creduto nella mia vittoria. È già qualcosa essere arrivati fin qui. Non aver avuto paura di morire. Aver preferito coraggiosa morte a vita da imbecilli. Giordano si definiva accademico di nulla accademia e scrive: avversario delle dottrine comuni, non per essere dottrine e per essere comuni, ma perché false. Dall'accademia odiato, travagliato, perché la moltitudine è contraria a chi si fa fuori di quella, a chi si pone in alto,
e chi si pone in alto si fa bersaglio a molti. Giordano parla per volgare e lui nomina liberamente, non dice vergognoso quel che fa degno la natura, non copre quel che ella mostra aperto, stima gli filosofi per filosofi, gli pedanti per pedanti, gli monarchi per monarchi, gli ministri per ministri, gli predicanti per predicanti, le sanguisughe per sanguisughe, gli disutili, i montainbanchi, i ciarlatani, i bagattaglieri, i barattoni, gli istrioni, i pappagalli per quel che dicono, mostrano e sono. Per i sentimenti e studi più notevoli avevo dovuto abbandonare la patria in cui ero esposto alla vorace gola della lupa romana, forzato ad un culto insano e superstizioso, oppresso dalla violenza della tirannide. La fede si richiede per l'istituzione di rozzi popoli che devono essere governati, e la dimostrazione per gli contemplativi che sanno governare sé e gli altri. Sulla asinità scrive una poesia. Santa asinità, santa ignoranza, santa stolticia e pia devozione, qual sola puoi far l'anime sì buone che umani ingegno e studio non l'avanza. Non giunge faticosa vigilanza d'arte qualunque sia o d'invenzione, né dei sofisti contemplazione al ciel dove t'edifichi la stanza. Che vi val curiosi il studiare, voler saper quel che fa la natura, se gli astri son pur terra, fuoco et mare, la santa asinità di ciò non cura, ma con mangiante e ginocchion vuol stare, aspettando da Dio la sua ventura. E sempre con straordinaria ironia continua. Forzatevi dunque ad essere asini, o voi che siete già asini, studiate, procuratevi, adattatevi a procedere sempre da bene in meglio affinché perveniate a quel termine, a quella dignità, la quale non per scienza ed opere, quantunque grandi, ma per fede s'acquista. Non per ignoranza e misfatti, quantunque enormi, ma per incredulità si perde. Se così vi porrete, se tali sarete e talmente vi governerete, vi troverete scritti nel libro della vita. Impetrarete la grazia in questa militante e otterrete la gloria in quella trionfante ecclesia nella quale viva e regna Dio per tutti i secoli dei secoli, e così sia. E una conclusione di speranza e di amore, sempre da Giordano Bruno, dai suoi scritti. Lasciate l'ombre ed abbracciate il vero. Non cangiate il presente per il futuro. Io, da verdime giorni, giammai non dispero. Ma per viver più lieto e più sicuro, godo il presente e del futuro spero. Così doppia dolcezza mi procuro. Grazie a Maria Mancello e a tutti voi di essere qui.